social. Quando e come nasce la Castel Madama Volley e perché? Allora, l'associazione è stata fondata nel 2012, sì. Siamo attivi sul territorio comunque da molti più anni. E proprio l'associazione è nata nel 2002, sì. E grazie alla passione e all'impegno di mia mamma, che è l'allenatrice Elsa Pompa. Ecco, è bello insomma, perché si porta avanti forse anche in maniera unica, esclusiva, un certo tipo di discorso. Tante sono le realtà, ma le differenze possiamo trovarle e lo faremo nel corso di questa intervista. Allora, due ruoli importanti, no? E lavorate un po' anche in cooperazione e sinergia, presidente, sì, e allenatrice. Quante, appunto, come portate avanti più che altro le vostre responsabilità quotidiane e poi come vi interfacciate con tante persone diverse, appassionate, ragazzi, ragazze, ma anche adulti, perché lo sport non ha limiti e confini, anche il volley, la pallavolo abbraccia, è aperta a tutti davvero. Allora, per quello che riguarda il mio ruolo, io mi occupo più che altro della gestione dell'associazione a livello comunicativo, sì, e contabile. Perfetto. E nell'organizzazione delle livello, diciamo, di seguire la prima squadra, ecco. E mentre mamma si occupa di tutto il settore giovanile con la supervisione di Ivan Guzzo, che è il nostro direttore tecnico, che salutiamo anche visto che ci siamo. Ciao, assolutamente. Ciao. Allora, un saluto, perché anche lui è parte integrante di questa realtà e ognuno alla fine è importante. Andando avanti, insomma, vi faccio complimenti e vi ringrazio di essere qui, perché anche essere presidente è un qualcosa che ti rende fiero, orgoglioso, Francesco, sì, perché rappresenta, sì, anche, insomma, ti presenti bene, è un ottimo biglietto da visita, non potrebbe essere altrimenti. Passando un po' senza troppo scendere nei dettagli degli aspetti tecnici, ma Elsa, a te la parola. Cosa ci tieni, ormai lo pratichi da diversi anni, cosa ci tieni a far capire soprattutto a chi è di fronte la prima volta, no? Un ragazzo, una ragazza che vogliono imparare, muovere i primi passi in questo sport, perché poi apprenderanno delle tecniche, le regole di base, per evolvere è necessario e obbligatorio, ma veramente cosa ci tieni a trasmettere a tante persone diverse, soprattutto a primo impatto? Allora, primo impatto, bisogna divertirsi, bisogna portare i bambini, i ragazzi a divertirsi. Certo. La passione viene dopo, la passione viene dal cuore, ma viene dopo. Se non li facciamo divertire quando arrivano in palestra, smetteranno presto di fare attività sportiva. È vero. E questo è, sei stata sintetica, ma hai detto una cosa verissima, cioè nel senso, se la motivazione non la troviamo dentro di noi, nonostante l'insegnamento. Posso aggiungere che io mi diverto ancora adesso, dopo 40 anni che sto allenando a Castel Madama. Ecco, quindi è tutto dire. Chiunque è in ascolto e appassionato di questo sport può ben capire, veramente, quando ci sono un amore e una passione di base, che non ci mollano mai, nonostante, insomma, poi il passare degli anni, i cambiamenti, perché questo sport anche ha avuto un'evoluzione, si è trasformato, ha avuto dei cambiamenti, ma quanto è bello, al di là di tutto, anche la componente umana, avere a che fare con tante persone diverse, varie fasce d'età, e la magia dello sport, in questo caso il volley, è anche questa alla fine, no? Accomuna e abbraccia al suo interno tante persone e si creano davvero poi delle amicizie, uno spirito di gruppo, di squadra veramente esemplare. È fondamentale, quando stiamo in palestra, unire prima di tutto i ragazzi con la passione e con la forza del cuore, e sensibilizzare i genitori, che comunque sono fondamentali nel rapporto, negli sport di squadra, ma nel rapporto ragazzi-allenatore, e unire questo gruppo è, diciamo, la cosa più importante affinché i ragazzi continuino a seguire la loro passione e i genitori si appassionino allo sport dei propri figli e li seguono sempre, non vengono così lasciati da soli. Dobbiamo concludere, passiamo subito ai contatti. Io vi auguro ovviamente il meglio a entrambi e a tutta l'associazione Volley Castel Madama. Allora, Francesco Santo Lamazza, Elsa Pompa dell'associazione Volley Castel Madama, che si trova in via Pio La Torre 1, appunto, Castel Madama, Roma. Poi abbiamo
il numero di cellulare di riferimento, che è il 393 91 37 886, Facebook ADGS Castelmadama, stessa dicitura per il canale YouTube, da visitare ovviamente perché sempre aggiornati nei contenuti, mettete tanti like, stessa cosa fate per il profilo Instagram Castelmadama Volley, sito web castelmadamavolley.it e per concludere l'indirizzo mail amministrazione@castelmadamavolley.it. Un saluto ancora a Francesco Santolamazza, a Elsa Pompa, un saluto a tutti. Grazie, ciao, a, te. Grazie a te Riccardo. Grazie, ciao a tutti. Live Social.